Bene, per questa seconda parte della nostra breve introduzione ai temi dell'ateismo, scelgo di parlare di un tabù più che di un tema. Il tabù è la morte. Nell'immaginario del credente, la morte assume un ruolo abbastanza centrale della credenza, perché si avviluppa intorno al concetto di sopravvivenza, che richiede ovviamente una struttura che prevede l'anima immortale, delegata da Dio a infonderci uno spirito e una consapevolezza dell'esistenza, ma non ci appartiene. È uno spirito, è un'entità che poi dobbiamo restituire quando il corpo avrà cessato di vivere. Ora, quest'argomento ci porterebbe un po' a lato, ma lontano dal tema della morte. Ritorniamo alla morte dicendo che la sopravvivenza per il credente religioso è un dato di fatto, nel senso che il credente parte da un concetto che rifiuta la fine dell'esistenza che coincida con la fine del corpo, della materia. Per cui dice: non è possibile, un Dio così affettuoso, un Dio così ingegnere perfetto, non avrebbe mai potuto far smettere l'esistenza umana con la fine dell'esistenza materiale. Per cui ci si è organizzati mentalmente e si è prodotto questa idea di anima, spirito, che a noi sopravvive e che poi verrà destinata, diciamo così, a una punizione, a un premio, quello che sia, post mortem. Bene, naturalmente queste dal punto di vista ateo, ma vorrei dire anche dal punto di vista razionale, cioè decodificando questa struttura con la semplice applicazione del pensiero, del ragionamento, la struttura stessa appare inconsistente. Intanto l'anima chi è? Sono io? È una cosa diversa da me. La questione non è tanto secondaria, perché se sono io l'anima, io terrei a che l'anima, quindi io, faccia una buona fine. Ma se l'anima è una cosa diversa da me, come sembra suggerire la credenza cristiana, beh, potrei anche, come dire, infischiarmene della sua destinazione, del suo destino, e quindi vivere una vita che scelgo di vivere, e pazienza se l'anima poi ne pagherà le conseguenze. Al di là di questo, è possibile per noi esseri, vorrei dire razionali, ma mi limito a esseri pensanti, cioè che in un minimo applicano i requisiti del pensiero, del ragionamento, senza andare nella filosofia, nella logica, nella matematica, nella scienza in generale. È possibile sostenere che dentro di me un Dio ha messo, ha inserito, il clero non dice nemmeno bene quando, al momento del concepimento, poi più là, un po' prima.
non è chiaro. Ha inserito quest'animo, questa cosa che è impalpabile, non si vede, non si tocca, non si ascolta, non si percepisce in nessun modo, ma c'è. Vabbè. E quando anche avesse fatto, un Dio presunto, avesse fatto questa azione così inutilmente complicata, no? Perché l'avrebbe dovuta distinguere da un corpo? Perché avrebbe dovuto affidarci un'anima, uno spirito, farcelo tenere 70, 80, 90 anni, per poi riprenderlo? Non è ben chiaro. La mente di Dio è imperscrutabile. Ok. Però pure Dio deve seguire una logica, visto che l'ha creata lui. Pure Dio deve essere chiaro nelle esposizioni del proprio esistere, visto che ci tiene a che si consolidi e si rafforzi il rapporto che ha con l'umanità. Ma se l'umanità non ti capisce, caro Dio, fa qualcosa, fa uno sforzo in più per farti capire. Chiuso parentesi. Moriamo. Bene. La consunzione del corpo è un dato di fatto. Nessun credente può pensare che il corpo non si consumi. Fino a qualche anno fa la religione cattolica vietava che il corpo finisse in una fornace e subisse la cosiddetta cremazione. Adesso ci hanno ripensato da qualche anno ed è possibile accettato anche la cremazione. Perché no, non avevano accettato la cremazione? Perché uno dei motivi che il cristianesimo si vanta di avere si chiama risurrezione dei corpi, cioè alla fine dei tempi, che non c'è una data, alla fine dei tempi è una data così, un po' campata in aria, e poi non si capisce perché i tempi debbano finire, quando e per colpa di chi. Vabbè, alla fine dei tempi, secondo il cattolicesimo, noi tutti, morti da poco o da molto, risorgeremo. Domanda. Quelli che erano stati cremati risorgeranno in che forma? Quelli che, ahimè, hanno subito degli incidenti devastanti, si ricomporranno? Quelli che si sono fatti esplodere nei vari attentati, purtroppo, che angustiano il mondo ancora oggi, saranno riuniti in una forma evidente? Coloro che si sono praticamente dissolti, pensiamo ai morti di centinaia, di migliaia di anni fa, di cui non esiste niente più, ma per ovvie ragioni, per ovvie e naturali ragioni, come faranno essi a risorgere? Tutta questa gente come risorgerà? Il potere di Dio, ok, anche il potere di Dio deve dar conto, no? A un minimo di leggi fisiche, biologiche, per cui non si sa bene come sarà la cosa. A che età risorgerò io se morirò a 70 anni? A 70 anni? A 20 anni? Quale sarà l'età della mia risurrezione? E le malattie che ciascuno ha si ripresenteranno? Oppure non avremo malattie, non avremo problemi fisici e ci sarà solo una risurrezione, come dire, perfetta, così come è perfetta
è la mente del Dio che ha voluto la risurrezione? Domande senza risposta. Domande anche senza domanda, perché non è assolutamente chiaro il meccanismo. E rispetto a certe oscurità di questo meccanismo, non si può fare altro che dire ci credo per fede. Ok, io no. Io non credo per fede. Io voglio sapere le cose e se le cose non mi convincono, ci rinuncio. Dico che non sono vere, alla prova dei fatti, sbaglierò, sarò coerente con me stesso o incoerente con la religione. Ma sarà una scelta personale, mia, di cui potrei andare fiero. Al di là della risurrezione, dopo la morte c'è qualcosa? I falsi saggi, i presunti saggi, risponderanno, ma è per forza ci deve essere qualcosa. Perché dover finire l'esistenza in questi pochi anni del corpo e della materia, quando l'universo invece è così accogliente, così grande, così capace di avere una potenza infinita in cui, perché no, accogliere anche la nostra eternità in qualche modo. Beh, su questo non si può fare un atto di fede, perché non è assolutamente verosimile che un'entità biologica, come sono io e come siete voi, un agglomerato di cellule e di sistemi, un prodotto della natura e dell'evoluzione della natura. La natura non è le bacchette magiche, non le ha. La natura procede per tentativi di adattamento. Qualche millennio fa tutti eravamo degli animali pluricellulari e poi monocellulari. E prima ancora non eravamo, semplicemente. La vita è un insieme di questioni un po' difficili, un po' complesse, un po' articolate, un po' multidisciplinari, a cui non si può rispondere Dio. La vita è una cosa molto più complessa di Dio. E la morte di quella vita non è così, come dire, fanciullescamente risolvibile come vorrebbe la credenza religiosa. Muoio, il mio spirito, la mia anima esce da me, il tunnel bianco di cui, come dire, sparlano in molti, alla fine del quale ci sta questa visione paradisiaca, suppongo, che fa bene, suppongo, che è confortevole, suppongo, e questa dovrebbe essere la morte. Non lo so, chi vede il tunnel probabilmente è convinto di averlo visto. Pure io quando mi faccio i sogni, per un po', sono convinto di aver avuto quell'esperienza. Poi mi accorgo che è un sogno. I neurofisiologi dicono, in qualche modo, che il tunnel di luce o cose di questo genere è il prodotto di una sofferenza della psiche e della mente in condizioni di stress, per malattie, per incidente, per altre cause. Per cui, a
avere questa esperienza che non ha tutto il genere umano, le hanno queste esperienze solo alcuni che poi raccontano di averla avuta. Non è che ci sia il filmato. Avere questa esperienza è probabilmente, quasi sicuramente, spiegabile dalle scienze. Oddio, se uno vuole spiegare con la religione, con la credenza, col mondo post mortem, lo faccia, però rimane una cosa là, appesa, che non ha nessuna credenziale, a cui si può credere e si può non credere. Non è come un oggetto che io ho in mano, una borsa. Questa borsa è vera, non c'è bisogno di crederci. È diverso. Torniamo alla borsa. Io andrei in un mondo, non si sa dove, collocato dove nell'universo, però Dio può fare tutto, quindi facciamo anche questo. E se ho fatto il cattivo, che vuol dire fare il cattivo? Fare, vuol dire non aver osservato le prescrizioni della mia religione. Di religioni ce ne stanno tante. Una dice una cosa, un'altra ne dice un'altra, non si capisce se il musulmano va in un proprio luogo di espiazione o di ricompensa. L'animista va in una zona sua particolare, il buddista pure va in un'altra parte. Non si capisce molto, perché se ci fosse una religione, allora la cosa sarebbe coerente. Ma religioni più o meno piccole, più o meno grandi, ce ne sono un centinaio, diciamo così. Quindi sono 100 modi diversi per immaginare un al di là. Non tutti immaginano un al di là, ma quelle che le immaginano non le immaginano in modo uguale. Per cui non si capisce nemmeno questo al di là cosa sia, quale sia, e quali sono le sue strutture, eccetera. Ritorniamo, rimaniamo nella religione cattolica e cristiana e diciamo che questo al di là sarebbe composto inferno, purgatorio e paradiso, no? Lo schema ce l'ha dato Dante Alighieri e noi l'abbiamo, come dire, fuso con le credenze religiose della nostra beneamata religione cattolica. Bene, io vado all'inferno, sicuramente, perché sono un eretico, perché mi sono sbattezzato, perché non credo in Dio, perché vivo secondo una mia etica e non un'etica imposta dai libri sacri, perché ho fatto dei peccati e non credo che smetterò di farli, perché credo in certe cose che è orripilante per la mia ex religione, perché sono stato capace di uscire dalla religione perché qualcuno mi ci aveva messo a forza, tutta una serie di condizioni per cui credo che andrò all'inferno. Benissimo. Ma perché? Perché devo andare all'inferno? Cioè, perché un Dio, in qualunque modo lo si concepisca, dovrebbe creare delle creature, appunto creature, per farle stare qualche anno sulla Terra, i famosi 70-80 anni, a fare una sorta di grande fratello, di Isola dei Famosi, cioè a sostenere una serie di prove, di esami, direi, alla fine del quale ci sta l'esame di Stato e viene bocciato e va all'inferno, viene promosso e va in paradiso, viene rimandato, ti tocca il purgatorio. Ma è un po' cretina sta cosa. Diciamo la verità, è un po' cretina credere davvero che esista questo tipo di, come dire, giocherellone. È anche un po' sadico perché poi no, lui è il giudice supremo, fa le sue creature, le giudica secondo i propri parametri, non si sa perché,
quelle creature poi debbano essere assoggettate a quei parametri, non ad altri. Poi le butta all'inferno oppure le metti in paradiso, gli dai il libero arbitrio, ma lui lo sa che sarà così. Lui lo sa che io andrò all'inferno, però mi dai il libero arbitrio. Che senso c'ha? È tutto un po' confuso. La fede, sì, potrebbe essere, come dire, una soluzione, ma la fede è anche un atto di cretineria di fronte a certi temi, di fronte a certi meccanismi. Di fronte a questo non c'è fede che tenga. Nessuno ha fede in una cretinata, per quanto, diciamo così, verosimile. E questa non è, manca una cretinata verosimile, è solo una cretinata. Questa allegoria di un tribunale celeste, caso strano, ricamato proprio sui tribunali terrestri, perché ci sta un giudice monocratico, c'è un imputato, l'anima, c'è un carcere, l'inferno, c'è una pena o c'è un'assoluzione. È tutto così burocratizzato e copiato dalle strutture umane, che anche il credente più credente, e mi ci rivolgo direttamente, ma veramente crede questo il credente? Ma veramente è il caso di essere così sprovveduti solo perché si ha fede? Non si può avere fede aprendo gli occhi e dicendo: aspetta un attimo. Fermi tutti. Ma che è sta cretinata? Io posso vivere senza questa spada di Damocle dei comandamenti, dei precetti, delle ingiunzioni, dei miei libri sacri di riferimento, per cui non posso fare quello, non posso fare questo. Non è sufficiente, non è sufficiente. È completamente sufficiente avere una propria etica. E non c'è bisogno della Bibbia per che io capisca che non bisogna rubare, non bisogna uccidere la gente. Non c'è bisogno del comandamento, no? Perché io capisca che non va offesa la persona, che non va costruita una vita sul danno altrui, eccetera. Quindi perché debbo avere un riferimento sacro? Perché ci deve essere qualche Dio che mi dice non fare questo e poi se lo faccio mi punisca? È stupido da parte di Dio e da parte di chi ci crede. È stupido. Ma ancora peggio forse dell'inferno è la mia destinazione se faccio il bravo. Anche qua, che significa fare il buono? Che significa osservare tutte le cosette fanciullesche di questo Dio di riferimento che abbiamo? Vuol dire essere come un prete, come un monaco, come un papa? Attualmente non lo so se il massimo della bontà possa essere quella intonaca. E allora che significa? Osservare tutti i comandamenti? Ma è impossibile. Chi di noi da bambino o da giovane non ha rubato qualcosa, rubacchiato qualcosa? Chi di noi non ha offeso qualcuno? Chi di noi non si è incazzato? E l'ira è un peccato. Chi di noi è pigro? E anche questo è un peccato. Chi di noi ha saltato una messa domenicale? Chi di noi ha offeso qualcuno in modo volontario? Chi di noi non ha in qualche modo urtato una delle mille pretestuose concettualizzazioni del peccato? Chi di noi non ha vissuto? Perché vivere significa questo, significa sbagliare, significa andare contro qualche legge, significa, come dire, scardinare un regolamento, significa avere un attimo di violenza, significa
significa pure essere accidiosi, avere una moralità forse diversa dalla perfezione, avere un'etica relativa rispetto a tutti gli altri e gli altri lo stesso. Vivere significa essere imperfetto, ma non imperfetto rispetto a un Dio perfetto, imperfetto perché è la natura, che essendo creativa, l'unica cosa creativa che c'è è la natura, è per forza imperfetta, non può non esserlo. E noi siamo imperfetti e orgogliosamente imperfetti. Invece la religione ci fa convincere che questa imperfezione sia un danno, sia una malattia da curare e sia qualcosa da aggiustare. Noi dobbiamo tendere alla perfezione? Non lo so, non lo so. Non lo so se noi dobbiamo tendere alla perfezione. Noi dobbiamo tendere al miglioramento, ma un miglioramento ragionevole, ragionato, un miglioramento che ci fa stare bene e fa stare bene gli altri. Il miglioramento non è quello di arrivare più vicino possibile alle esigenze di un Dio inventato dall'uomo. Il miglioramento non significa avvicinarsi alle prescrizioni di un libro sacro, teoricamente sacro, che chissà quanti hanno contribuito a scrivere in chissà quanto tempo. Miglioramento significa semplicemente avere la forza di organizzare la propria esistenza su una base più pacifica, più razionale, più felice. Questo è miglioramento. Miglioramento per sé e per gli altri. La morte è un miglioramento? Secondo la religione che mi apparteneva, la morte è un miglioramento perché ci fa avvicinare a Dio e solo con la morte, attraverso la morte, io posso arrivare a Dio. Beh, non sono affatto d'accordo. Io non credo che si debba aspirare ad arrivare a Dio. Sarebbe ed è molto più semplice organizzarsi per arrivare a una ragionevole felicità. Un'esistenza che non sia felice non è un'esistenza, ma un'esistenza che avesse un minimo di possibilità per arrivare a una minima felicità, va vissuta. E quando arriverà la morte per tutti, e quando non arriverà nient'altro più che la morte per tutti, e quando chiuderemo gli occhi e la mente si spegnerà, non ci saranno i tunnel, perché da lì non torneremo più. Ci sarà solamente una cosa normale. Non ci siamo mai chiesti prima della nascita dove stavo. Perché chiedersi dopo la morte dove vado? Mi sembra la stessa cosa. Prima della nascita non c'ero. Non ero un angioletto in attesa di incarnarmi in me. Non c'ero, non esistevo. Dopo la mia morte, beh, non esisterò. Esisteranno delle idee che ho lasciato, forse. Esisteranno altre cose di me, materiale e non materiale, ma non io. Io morirò, punto. Se lo accetto, sono felice. Ma se non lo accetto, è un dramma. Mi devo rifugiare nella religione, mi devo rifugiare nelle preghiere, mi devo rifugiare in Dio, mi devo rifugiare nella chiesa, mi devo rifugiare in questi luoghi, come dire, infelici, che non aspettano altro che prendermi e sballottarmi sulle loro idee
attraverso le loro immaginazioni, attraverso le loro paure, le ansie che tutte le religioni hanno. Le religioni sono costruite sull'ansia e sulle paure, soprattutto sulla paura della morte. Ed è perché esiste la morte che esistono le religioni. Ma noi abbiamo un dovere, sì, un dovere morale, civile, di non avere paura, di non avere una paura esagerata della fine delle cose e quindi anche della fine della nostra esistenza. Noi abbiamo il dovere di capire le cose, abbiamo il dovere di assumere una coscienza nell'esistenza che ci contraddistingue, esistenza governata dal pensiero, a quanto pare, e poi non di arrenderci, che la resa non è un'azione, come dire, dignitosa, ma di arrivare alla consapevolezza che questa esistenza debba finire. Punto. Non ci saranno paradisi, non ci saranno inferni. Siamo solo delle entità biologiche che hanno abitato la Terra e come tutti, perché tutti muoiono, moriremo. Il dopo non c'è. Mi dispiace per chi crede, per chi vive in funzione di questa credenza. Il dopo non c'è. C'è l'adesso, io adesso debbo arricchirlo, questo mio adesso debbo valorizzarlo, questo mio adesso debbo farne un tesoro che potrà essere speso su me stesso e su quanti vorranno condividerlo.